Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con uno squad builder. Sono tornato con uno squad builder e vi porto una squadra che ibrida il campionato inglese al campionato italiano, quindi una squadra normalissima che ha due in forma della settimana appena passata, quindi il Team of the Week 29, e che è veramente devastante, è devastante. Mi sto trovando veramente bene e volevo portarvela. Allora, in porta abbiamo Hugo Lloris, che secondo me è il miglior portiere del gioco, preso 7000 crediti, un giocatore veramente eccezionale, 88 di riflessi, secondo me è pure buggato, un giocatore veramente incredibile. Terzino destro è Thor Bellerin, upgrade, quindi versione oro, 95 di velocità, 76 di fisico, 76 di difesa, 70 di fisico. Questo qui anche, secondo me, qualità-prezzo, miglior terzino destro del gioco, soprattutto della Premier League, insieme a Walker, giocatore eccezionale, recupera tutte le ali più veloci del gioco e soprattutto è pure forte fisicamente, quindi giocatore veramente eccezionale che ha una stamina incredibile e che dura per tutta la partita. Inoltre è normale di Walker e quindi la cosa è ancora più accettabile, ancora più bella. Terzino destro, difensore centrale destro, un altro grandissimo difensore, Koscielny, con 78 di velocità, 85 di difesa, 78 di fisico, che è la cosa più inverosimile mai vista, perché questo è un giocatore che di fisico secondo me ha molto di più. Ho messo pure Sentinella come stile intesa. Giocatore se semplicemente incredibile anche lui, normale alto di Warcraft, quindi finora la difesa è veramente impenetrabile. Mettiamoci accanto a Koscielny, Barzaglione nazionale, Andrea Barzagli, anche lui 88 di difesa, 77 di fisico, 75 di velocità e abbiamo fatto tutto. Passo alto di Walkers, quindi due difensori centrali e un terzino destro incredibili. A loro andiamo ad accoppiare un terzino sinistro che è un pochettino più offensivo e che quindi dovrà essere diciamo calmato dalle istruzioni, ma che secondo me è il più completo della Serie A. Alexandro, con 85 velocità, 80 difesa, 75 fisico e ha un ottimo 81 di dribbling, che non è male, perché molte volte è il primo ad attaccare, a superare gli avversari quando meno se lo aspettano e a far partire l'azione. Eventualmente non vi trovate bene con lui, ci mettete Casares, terzino sinistro, quello uscito durante il compleanno di Foot. Come centrocampista andiamo, il primo centrocampista destro, Fernandinho, il centrocampista destro appunto, Fernandinho, normale alto, giocatore completissimo, sembra che abbia tutto sopra 80 nelle statistiche, veramente giocatore completissimo, secondo me più forte addirittura di Yaya Touré, ha il Warcraft perfetto, ha 80 di dribbling, ha un buon tiro da fuori, recupera di tutto. Ha pure 4 stelle piede debole, quindi un giocatore incredibile. L'altro centrocampista, quello sinistro, invece è il principino Claudio Marchisio, un altro giocatore che è versatile, alto alto, lui a differenza di Fernandinho ha anche 4 stelle mosse abilità, cosa che veramente è una manna dal cielo, quindi è ottimo sia in difesa che in impostazione. Come ben sapete, io quando utilizzo questo modulo adoro questi giocatori completi che sanno fare entrambe le fasi e le sanno fare bene. Dunque andiamo al primo if ed è Eriksen FIF precisamente. 86 di overall, 80 di velocità, 85 di tiro, 89 di passaggio, 88 di dribbling, 50 di difesa, 65 fisico. 5 stelle piede debole e 4 abilità, un giocatore incredibile, preso 87.000 crediti, giocatore veramente pazzesco, che non sbaglia un passaggio, non sbaglia un passaggio, ne fa almeno 20 a partita, il che è veramente eccezionale. E poi cosa che mi è piaciuta, nonostante abbia alto normale di Walker, è sempre al centro del gioco, è sempre lì che viene a prendersi il pallone è pronto a smistarlo, ha un grandissimo tiro da fuori, ha 88 di potenza tiro, ha 93 di precisione punizioni, un giocatore incredibile, fategli battere gli angoli, fategli battere le punizioni, un giocatore pazzesco. A quel prezzo, secondo me, COC in Premier League migliore del gioco, forse solo Payet è un pochettino più forte perché è un po' più completo fisicamente, ma questo è un giocatore eccezionale. Mi ha pure fatto 3 gol, il che non è male. L'altro if dello squad builder è Mahrez FIF,
in form, io ho fatto pure la recensione di questo giocatore, ho parlato approfonditamente nella recensione appunto fatta grazie a Tao che ci ha prestato questo player. Io poi l'ho ricomprato quando è sceso un pochettino di prezzo. Che dire, come ho detto nella recensione, giocatore divertentissimo che però dovete sapere utilizzare per bene. Magari a volte vi sembrerà ripetitivo se utilizzate sempre questa cosa di prendere la palla e mettergliela su sinistra e provare il tiro a giro, però secondo me è ottimo, soprattutto per i contropiedi. Un giocatore forte, forte, forte. Certo, se non volete spendere 100.000 crediti, 70.000, 80.000 per Marez, potete anche mettere la versione NIF in questo squad builder. Come attaccante abbiamo Kane Upgrade. Io ho provato addirittura la versione, mi sembra la quarta versione in forma, e mi sono trovato male. Mi sono trovato meglio con questa versione, incredibile. Sono trovato meglio con questa versione, comunque è un attaccante completo, ha 80 di fisico, 82 di tiro, tira delle bombe, non è neanche così lento, non è neanche così lento come sembra alla carta, è veloce il giusto per questo modulo, ha alto di work rates. Il che non è per niente male, perché a volte scambia molto bene con Eriksen e poi ha un buon 71 di passaggio che gli permette di scambiare bene con gli avversari. Peccato per le tre stelle piede debole, ma non si sentono del tutto. Chiudiamo la squadra con Lorenzo Insigne, upgrade, versione quindi attaccante sinistro, 89 di velocità, 72 di tiro, 80 di passaggio, 88 di dribbling. Giocatore che un pochettino mi ha deluso, anche se alla fine la sua versione COC secondo me è più forte, l'ho messo lì perché lo volevo provare, un pochettino dicevo mi ha deluso, non ho fatto neanche un gol, è un pochettino gracilino, però voglio dargli fiducia e in questa squadra secondo me ci può stare. Volevo mettere un esterno molto veloce e ho deciso per lui. Eventualmente non vi piaccia, potete metterci El Shaarawy, anche la versione Swift di El Shaarawy, e alla fine potete modificarla così la squadra. Quindi la squadra è questa qui, io spero che vi piaccia, il prezzo dovrebbe aggirarsi massimo sui 200.000 crediti, quindi secondo me ne vale la pena, considerate che ci sto facendo una divisione 2 e sono quasi lì per vincerla, quindi ne è valsa la pena. Mi raccomando, se vi è piaciuta la squadra lasciate un mi piace, visitate come sempre il nostro sito www.utfifetalia.com, ci vediamo nei prossimi video, bella a tutti da Benny.